Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Con fratelli e sorelle che ci seguite da casa attraverso la nostra emittente Padre Pio TV, l'attuale drammatica circostanza causata dalla pandemia non ci permette oggi di compiere il rito della benedizione delle palme, né di rievocare l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme, ma non ci impedisce di andare incontro al Signore come fecero un tempo le folle degli ebrei, per invocare la misericordia e il perdono di tutte le nostre inadempienze, di tutti i nostri atti di infedeltà verso il Signore e verso i fratelli. Riconosciamo allora i nostri peccati e invochiamo fiduciosi la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte e alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io lo ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo,
se davvero lo ama. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, Dio mio. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parole di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io vi lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli.» I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà.» Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.» Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto.» Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo.» Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio.» Dopo aver cantato l'inno,
uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: in verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la 3ª volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: quello che baccerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salve, Rabbì. E lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui? Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire.
capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù gli rispose: tu l'hai detto. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percossero, altri lo schiaffeggiarono dicendo: fai profeta per noi, Cristo, chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli negò di nuovo giurando: non conosco quell'uomo. Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: a noi che importa? Pensaci tu. Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue, fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che al tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù, intanto, comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: tu lo dici. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito.
A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse: chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù chiamato Cristo? Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia, ma egli sedeva in tribunale. Sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: di questi due chi volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli risposero: Barabba. Chiese loro Pilato: ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: salve, re dei Giudei! Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua corona: costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso e i re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuole bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna,
la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero, costui era figlio di Dio». Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima». Pilato disse loro: «Avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete». Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, la parola di Dio ci ha quasi proiettati, preparandoci al Venerdì Santo, nel mistero grande e insondabile della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo poc'anzi ascoltato il racconto drammatico della sua passione e morte nella versione dell'Evangelista Matteo. È davvero necessario anche per noi accostarci con fede autentica a questo mistero. Solo la fede può farci cogliere nel dramma della passione non un fallimento, ma il momento culminante della nostra redenzione, del nostro riscatto. Solo la fede può farci cogliere il momento della verità in cui Cristo ci ha riscattati con il suo sangue e ci ha guariti con le sue piaghe.
Ecco allora che anche per noi, che siamo fragili, è importante stare attenti e non cadere in quella tentazione in cui caddero i discepoli, turbandosi di tutto quanto stava accadendo. Dobbiamo stare attenti che non si turbi il nostro cuore dinanzi alla sorte apparentemente fallimentare del Maestro, ma dobbiamo imparare a cogliere nella via dolorosa e nella passione di Gesù il segno più grande dell'amore di Dio per noi. Egli svuotò se stesso, ci ha ricordato l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, e si umiliò facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli diede il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Carissimi, il tempo forte della Quaresima, quest'anno reso oltremodo più faticoso e difficile da tutto quanto stiamo affrontando per la pandemia causata dal coronavirus, ecco che questo percorso sfocia ora nella Settimana Santa, la grande settimana, come la chiamano gli orientali. E quindi questo tempo deve aprirci ancora di più alla speranza di un futuro migliore. Perché la Pasqua di Cristo, che celebreremo domenica prossima, dopo i momenti dolorosi, ci assicura la gloria, la vita, la risurrezione, che non sono legate semplicemente alla risoluzione di un problema momentaneo, ma al futuro dell'uomo. Abbiamo bisogno, carissimi fratelli e sorelle, di risorgere dentro. Abbiamo bisogno di rinascere dentro per sperare un futuro migliore per noi e per il mondo. È necessario allora assumere l'atteggiamento del vero discepolo, chiedendoci in che misura noi oggi ci lasciamo condurre da questo evento che ha cambiato le sorti dell'umanità, che ha cambiato la nostra storia, e a che punto siamo nel nostro cammino di conversione, cioè di ritorno alla verità, di ritorno a Dio. Dobbiamo andare anche noi incontro al Signore, come le folle degli ebrei, andare verso di Lui, lasciarsi trovare da Lui col desiderio e la certezza di essere trasformati dall'incontro con Lui. Iniziamo allora, carissimi, la Settimana Santa con questi propositi e insieme alla conversione del cuore chiediamo al Signore di aumentare la nostra fede, perché come Padre Pio da Pietrelcina, nostro venerato confratello, conformato all'amore di Cristo al punto di ricevere in dono quei segni della passione e della salvezza dell'umanità, ecco, anche noi possiamo imparare a seguire Gesù, a saperlo amare veramente e soprattutto a saperlo riconoscere come nostro Re, come nostro Signore, proprio nel paradossale fallimento della croce, che oggi potrebbe concretamente configurarsi con il limite umano che stiamo sperimentando. Non finisce qui, non finisce certamente così. L'avvenimento pasquale ce lo insegna e sarà evento di luce, di rinascita e di resurrezione per tutti quanti noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Ed ora vogliamo rinnovare la nostra professione di fede utilizzando il simbolo detto degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli, sorelle, la passione del Signore nostro Gesù ci ha ricordato che siamo stati amati senza misura. Con questa certezza ora ci rivolgiamo al Padre. Preghiamo insieme. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa possa essere testimone fedele e coraggioso del Vangelo fra le genti, preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Perché i cristiani possano affidarsi alla volontà del Padre e vivere in maniera autentica il Vangelo, preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Per coloro che soffrono fisicamente e spiritualmente, trovino consolazione nell'amore del Padre, preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Perché le nuove generazioni possano trovare nella fede in Cristo il sostegno per il loro cammino di crescita, preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Ed ora ci fermiamo alcuni istanti in silenzio, anche voi da casa, carissimi fratelli e sorelle, per elevare al Signore nel silenzio del nostro cuore la preghiera che in questo momento sentiamo più urgente nella nostra vita e nella vita dell'umanità. Ascolta, Signore Gesù, questa preghiera e manda lo Spirito Santo a rivelarci nella tua croce la pienezza dell'amore del Padre, nel quale è redenta ogni nostra fragilità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci avete mani questo sacrificio. All'ode e gloria del suo nome e per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia quest'unico mirabile sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, ti hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dir soltanto una parola, ed io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Dove carità è amore? Formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi, via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi, Cristo. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione voglio augurare a tutti una buona Domenica delle Palme
e anche una buona settimana santa. Offriamo con fede i sacrifici di questi giorni e sicuramente domani saremo tutti uomini migliori. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, e con voi rimanga sempre. Restate in pace nelle vostre case. Rendiamo grazie a Dio.